Allora, Huff è oltre che un motociclista, un vespista appassionato, è anche, potrei dire, un amico, perché è con noi dall'edizione 2015, quindi la seconda, ma la prima aperta al pubblico. Già all'epoca presente con la sua Vespa. E per dare un'idea di quanto questa persona è legata e appassionata di viaggi, questa Vespa, che ha un paio d'anni di immatricolazione, ha oltre 100.000 km, quindi decisamente una persona che in Vespa ci va, in moto ci va molto. È un professore dell'Università di Navarra. Infatti, in questo suo viaggio, oltre a mettersi personalmente alla prova, collabora con un istituto di ricerca dell'università, che studia alcuni effetti delle modificazioni del sangue in condizioni climatiche estreme, come quelle che ha trovato in questo suo viaggio. Probabilmente non estreme come quelle che si aspettasse, comunque ha raggiunto anche temperature di meno 25 gradi, che poi percepiti quando ci si muove in moto, da quello che mi ha scritto in questi giorni che siamo stati in contatto, possono sembrare percepiti anche meno 45, meno 50. Il percorso totale che compirà sono circa 9.000 km fino ad arrivare qua, e poi avrà gli ulteriori 1.300 per tornare a Pamplona, che è la città dove vive. Capo Nord è stato raggiunto nei tempi previsti. La quantità di imprevisti verificati sono quelli normali in un viaggio di questo genere quando si è in autonomia. Ricordiamolo che in quei posti comunque l'innevamento del manto stradale è una costante, non è che ci siano zone in cui viene pulito, c'è sempre. E quindi spesso quando con la Vespa, che comunque giustamente viaggia a velocità più ridotte, si viene superati dai mezzi a quattro ruote, si viene veramente investiti da una quantità di pietre, sassi, sale e neve che rendono anche un po' pericolosa questa esperienza.